questa indagine è molto importante, mi preme sottolinearlo, perché è un'indagine che è stata portata avanti esclusivamente con intercettazioni telefoniche, ambientali e video riprese. Non sono stati utilizzati, ma non perché non siano uno strumento da utilizzare, ma è proprio anche la struttura dell''Ndrangheta particolarmente problematica, Enzo Ciconte lo sa bene, utilizzare collaboratori di giustizia. L''Ndrangheta ha una struttura familistica, ci sono stati importanti collaboratori di giustizia, ma non certo come quelli che hanno ad esempio aiutato a combattere la mafia siciliana. Perché? Perché essendo una struttura basata sulle 'ndrine, che sono le famiglie mafiose, quando si collabora necessariamente si deve coinvolgere il familiare, quindi la collaborazione è un fenomeno meno conosciuto. Questa è una delle ragioni per cui i colleghi calabresi, i colleghi milanesi si sono trovati a utilizzare le intercettazioni, e mi preme subito dire una cosa: le vituperate intercettazioni sono state combattute e che sono quotidianamente combattute sono state essenziali in questa indagine. Pensate che sono state registrate due fondamentali, Enzo poi sicuramente si soffermerà, non voglio rubargli la scena, ma sono state registrate sia in Calabria che soprattutto a Milano, a Paderno Dugnano, un paese dell'Interland milanese, sono state videoriprese le riunioni di 'Ndrangheta con tutti i capi locali della Lombardia e la distribuzione delle cariche. Quindi un documento assolutamente importante.